Una platea gremita nel viale della Spigolatrice del Lungomare di Sapri ha risposto con entusiasmo all'edizione 2023 del Premio Internazionale Carlo Pisacane, che ha consentito di premiare tre straordinarie personalità ed ascoltare le loro testimonianze. Quest'anno il Premio Internazionale Carlo Pisacane è stato assegnato a Francesco De Core, direttore del Mattino, e Titti Postiglione, vice capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, mentre il premio alla memoria di Gianni Minà è stato ritirato dalla moglie Loredana Macchietti Minà. Per l'edizione 2023 il Premio Internazionale Carlo Pisacane è stato assegnato a De Core e Postiglione, espressioni di mondi diversi che quotidianamente interpretano il rispettivo impegno in ruoli di grande responsabilità con esemplare dedizione e con lusinghieri risultati. La cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Maria Rosaria Sica, con gli intermezzi musicali eseguiti dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista maestro Nadia Testa, ha visto anche la presenza del prefetto Franco Gabrielli. L'iniziativa è stata curata dal Comune di Sapri, sindaco Antonio Gentile, assessore alla cultura Amalia Morabito, che con il preside Corrado Limongi e con Matteo Martino sono anche componenti del Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane, presieduto dall'onorevole Alfonso Andria e diretto dal preside Cesare Pifano. L'organizzazione è curata da Matteo e Maria Martino. L'evento è stato finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del POC Tracce di Rivoluzione nelle Terre del Bussento, oltre Pisacane, con la direzione artistica di Nello Pepe.